del Siracusa, molto bello, corriva così alto, non era facile. Riparte Cassano sul punteggio di 9-2 a 14-05. Ci sono stati dei momenti con un attacco e difesa veramente fantastici, un'intensità. Cassano che attaccava, Siracusa difesa, adesso cambia su Mazza, lo tiene, ma c'è, scarica su Savini che va lui all'uno contro uno, si prende a, però riesce a liberare Mazza. Ancora più difficile per Cassano con due sole che attaccano. Mazza, vediamo, fallo su Mazza, 9 metri. L'arbitro di campo assegna fallo non grave, però fallo su Mazza. Vediamo che abbiamo Kabir da pivot sui 9 metri. Riparte Cassano, quasi 15 minuti, 9-2. Cassano tutti interessi per l'attacco lungo. Passi, da passi a Savini, l'arbitro di fondo. Attenzione, passaggio al pivot del Siracusa 9-3. L'arbitro sta spiegando dei passi di Savini nella fase di attacco di Cassano. Vediamo ancora Branca, Savini. Cassano deve fare attacco lungo ovviamente, non ha interessi a sviluppare un attacco di 30 secondi sul punteggio di 9-3. 15-27. Ok, vediamo, attacco manovrato, Mazza sinistro molto profondo, Savini scarico su Mazza, Salvati, Kabir libero, c'è, servito perfettamente da Mazza, 10-3. Vediamo l'attacco della 9 metri. L'arbitro di campo era spostato leggermente a destra, ma visto l'azione sulla diagonale, fallo sul terzino del Siracusa. Riparte Siracusa con la necessità di ridurre questa distanza di 7 punti, 10-3, ricordiamo, 16 primo tempo. Riparte Siracusa, molto veloce quando vuole, quando accelera diagonali, scarica sul numero 22. Esce il numero ancora, Gorella cambia, ma c'è Savini, la deve scaricare, vai Mazza che lo dà, no, la perde palla Saita, grande Mazza, Savini si arrabbia, ritorna anche Saita, inferiorità numerica del Cassano, e ancora Mazza, scusate, ancora arriva, grande certezza per questo portiere. Eccoci qua, Cassio, nel frattempo, ecco che ce l'abbiamo fatta, è vero. È stata una partenza proprio difficile. È stata una partenza con... E i tecnicismi, sai che quando accendi il computer, caro mio, può succedere di tutto, va bene. Un aggiornamento imprevisto ci ha obbligato a tutta una serie di prove e riprove finché ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, va bene, allora, pieno organico, Cassio. Bragion. Bella questa quinta di campionato, di ritorno. Yes. Almeno per noi è partita col botto. Sì, col botto. Va bene. Allora, dai, diciamo chi siamo intanto. Siamo io e te. Intanto Savini viene deviato. Beh, io e te siamo sicuri. Non abbiamo presentato nessuno. Allora, comunque la crew è sempre la stessa. Sì, quindi il buon Davide alla telecamera, l'altro Davide ai bottoni e non ti dico in che stato sta. Va poi bene. Cassio e Cristiano e poi Silvano, il mitico Silvano Leonardo che fa le statistiche. Silvano, perfetto, le statistiche. Eccoci qua. Però viene sfondo di Dorio, dobbiamo dire che Silvano Bragion Cristiano Bragion ma adesso si va alla grande, si va in tilt alla grande. Ovviamente abbiamo novità rispetto a Luca che non c'è. Sì, assolutamente, a Brixen. Luca Basile, che salutiamo, il rigore per difesa in area di Saita. Stavo guardando che Saita era rimasto steso. Sì, perché gli è arrivato un leggero... Perché per fare sfondamento tu devi tenere giù le mani. E se arriva il tram fa male. Sicuramente. Tiro dei sette. 10-3, vediamo. Numero 22 della Siracusa. Riva. Ancora! E non solo, anche palla salvata dallo stesso Saita che nel frattempo si è ripreso. Grande. Quindi, grande. Bella collaborazione. Devo dare a Riva quello che è di Diamo Riva. A Riva quel che è di Riva. Prendi la caramellina. Grazie, tentate. Gentilissimo. Riva. Buon Cassio porta sempre le caramelline una per la gola. Paratona come aveva fatto il portiere del Siracusa nel primo minuto. Che ha parato. Abbiamo un bel numero 27 del Cassano. La Bruna nel frattempo ha... fatto il suo accesso in campo, intanto fallo Jack, arriva la palla, riparte, arriva Dorio,
Bravo a prendere lo sfondo, sì. È stato poco astuto la Bruna in questo caso. Si ha fatto la torsione del busto, ecco, si è porto con la spalla, a quel punto lo sterno viene bene. La palla arriva, è andata, bene perché anche Branca si è lasciato un po' andare, diciamo era troppo profondo, si è visto passare la palla davanti. 10-3, Cassano tutto interesse su attacco lungo perché siamo quasi il ventesimo. Cambio, ancora arriva area, parte Cassano. Cassano ci vuole ovviamente parlare su, eccoci qua, arriva Savini a manetta, Salviati riserve, rigore, si è spostata l'ala della Siracusa opponendo, come si dice, il corpo, però due minuti alla numero 15 del Siracusa perché, come ha determinato l'arbitro di fondo, praticamente ha ruotato su se stesso e ha porto la schiena al giocatore che attaccava, quindi a quel punto lì non diventa più. È entrato un grande Moretti numero 10, vediamo se fa Trucciolo, esatto, Panion. E torna. Deve essere una bella liberazione grande per Alessio. Dopo il grande infortunio. Ma infatti guarda la panchina. Ma che felice, bello, che mi fa l'11-3, sciacallone. La prima grande rete Alessio. Dopo un lungo periodo di attesa. Me lo ricordo ancora quando mi è arrivato quel messaggio che aveva detto mi sono fatto male al ginocchio. Ho detto aia. E addirittura parlavo di un rientro a marzo, caro Bragion, quindi ritengo che sia un primo messaggio molto interessante. Non riesce a scaricare il numero 8 della Siracusa perché la manona di Dorio gli si mette davanti. Siamo sull'11-3, ragazzi, che partita per ora del Cassano. Perde palla Dorio, ma che mi va subito, dai Kabir. Devi deciderti un po' prima, Kabir, però gol perché giocava in power play e il portiere stava rientrando e Kabir l'ha schiacciato a terra e ha fatto il 12-3. Non so se mi spiego, diceva il paracadute, caro Bragion. È un momento veramente critico per, vediamo Ganz numero 77 alla destra del Siracusa, che adesso sta cercando di anche velocizzare tanto, non è che possa più di tanto perché ovviamente insomma Cassano si è dimostrato, cambio direzione, gli tiene la mano, serve ma c'è, grande gol del pivot, che due minuti a Kabir che ha trattenuto più a lungo del necessario il pivot, quindi purtroppo questa azione per il Cassano, due minuti e gol. Quindi 12-4, forse il Cassano si poteva anche permettere una cosa di questo tipo qua. È uscito Kabir, come entra Lazzari, Bragion. E anche Lazzari, insomma, è da qualche tempo che ha ripreso a pieno servizio e nelle ultime partite è sempre stato, come dire, molto importante averlo in campo. Ha dato il suo contributo, quindi... Ci aspettiamo che sia così anche stavolta. Nel frattempo stavo guardando il tabellone, ci sono parecchi più due minuti al momento nella parte del Siracusa. Intanto Savini, Jack che trova spazio. Jack non riescono a contenerlo, hanno provato a marcarlo uomo, a tagliarlo fuori, ma anche sul gioco senza che il Cassano debba partire. Noto che il Siracusa ha rallentato notevolmente la velocità dell'attacco. Vuole fare il gioco manovrato, arriva a pivot con un certo ritardo per essere sotto di 9 gol e tenere un ritmo di questo tipo. Sta facendo il gioco del Cassano. Molto probabilmente con quei ritmi che stava tenendo non sarebbe riuscito ad arrivare alla fine della partita. L'ala libera va a segnare subito al numero 77, grazie Davide, della Siracusa. Abbiamo detto Ganz, Riccardo Ganz, bellissimo, anche perché l'ala sinistra del Cassano si era completamente disinteressata ed era andato a fare pressing. A quel punto il centrale della Siracusa ha visto l'ala sguarnita, passaggio diagonale bellissimo, 2 km² di area libera e l'ala della Siracusa ha segnato 12-5. Insomma, 2 km² cioè 13-5, esatto. Ecco Savini, scarica. Attenzione,
questo è, purtroppo è al collo, due minuti. Non neanche voluto, si è girato cattivo per andare in panchina ancora prima che sì, anche perché abbiamo visto cos'era il numero 11 se non mi sbaglio, sì, il numero 11, sì, quindi abbiamo Calvo, Andrea Calvo, capitano della Siracusa, che ovviamente Saitta si era anche leggermente abbassato nel movimento, quindi molto probabilmente Calvo voleva prenderlo sullo sterno, questo abbassamento gli ha fatto mettere una mano sul collo. E quindi Cassano potrà fare un attacco manovrato sul 13-5 e quindi diciamo ha degli spazi di manovra. Superiorità numerica perché è in difesa il Siracusa e quindi non potrà avere il power play, perché il power play si gioca in attacco rinunciando al portiere. Quindi abbiamo che Dorio pivot, Lazzari che parte da destra, adesso va Savini Jack, abbiamo terzino sinistro del Cassano, branca sinistra, riparte Cassano con tutta la tranquillità del mondo perché dovrò andare rigore per difesa in area del giocatore del Siracusa. È entrato Jack, numero 25 del Siracusa, era davanti, è stato colpito da Jack, ma molto probabilmente non era proprio davanti a lui, era di fianco. Entra ancora Alessio, che è cambiato portiere del Siracusa, è entrato il numero 99, abbiamo Alessio Moretti contro di lui, vediamo se farà ancora trucciolo con la rotazione, stavolta no, senza fare e finta, due. Quindi finalmente entra in classifica marcatori, che vorrei. Sì. Siamo 14-5, 23esimo nel primo tempo, noto la lentezza del gioco del Siracusa, io capisco che, ripeto, ha tenuto dei ritmi pazzeschi e quindi vuole un po' impostare, vuole andare sul sicuro senza sprecare energie, però sta facendo il gioco del Cassano. Guardate Jack Savini che ovviamente in inferiorità numerica adesso no, esatto, perché il portiere è andato via e segna il giocatore della... Bravo lui. Sì, molto bravo, si è cercato un primo fallo, non c'è stato un secondo intervento, ma non poteva essere grave perché era ormai sui 6 metri e va a segnare con il Siracusa in inferiorità numerica. Brutta, diciamo, difesa, brutta gestione della situazione del Cassano in questa occasione particolare, dopo che ha gestito bene la situazione per un bel po'. Lazzari cambia direzione, che mi va su Saitta e segna. Siamo 15-6, ancora inferiorità, no povertà perché siamo in power play, però esce un giocatore adesso, no, c'è un cambio, il portiere è ancora fuori. Ripetiamo che il Siracusa parte sempre molto lento con gioco manovrato, ripeto, questo dà un vantaggio al Cassano perché riposa in difesa, ancora Kabir, tutti lì, riparte Siracusa a destra, cerca superiorità, lo tiene 9 metri, si è immolato il numero 27 del Cassano per non fare entrare il numero 59 Siracusa, il tempo passa, ma passa a svantaggio del Siracusa, scusate se mi ripeto, 25, libera l'ala, non c'è spazio, riparte, ecco che mi va, è entrato intanto Branca e va a segnare 15-6, 16-6, scusate ma il gioco del Siracusa non paga, fa attacco manovrato e si prende i contropiedi. Non so, sembra che quasi abbia rinunciato a questa partita, io non ci credo, non voglio crederci perché non con le individualità che c'è il Siracusa, le velocità, i cambi di direzione, gol, vedete come in questo momento il Siracusa riesca anche a tirare senza poi alzare più di tanto sui 9 metri, ma con due bei piedi piantati a terra. E quindi ha segnato 16-7, ovviamente anche Cassano rallenta, 4 minuti alla fine del primo tempo, c'è il rischio di andare negli spogliatoi con un più 10, però ovviamente non voglio. Dorio cambia, va su Savini, ora ancora su Savini, arriva Lazzari che è un buon cambio di direzione, viene parato ed ecco il contropiede,
e questa volta il Cassano Cassano a prendere ovviamente contropiede nel numero 59, cosa che era successo prima. Ci parla l'allenatore Bellotti. Attenzione del Cassano, perché intanto c'è un richiamo da parte del commissario. Vediamo. Un giallo alla panchina. Il commissario è al tavolo, evidentemente. E ha richiamato a sé l'arbitro per l'attenzione. Deve aver sentito qualcosa e di conseguenza ha chiamato l'arbitro al fine di comminare il giallo alla panchina dell'Albatro. Vabbè, tant'è. 16-8, 26 minuti e 36 secondi. Sì, manca meno di 4 minuti. Il Cassano ovviamente cerca di tenere. È rientrato Mazza. Abbiamo un po' di riposo, Savini? No, oppure non c'è? Non c'è Jack, non lo vedo. Sì, deve essere andato in panchina. Ovviamente un po' di riposo anche lui, perché adesso va Branca, ma abbiamo Lazzari lì che lui va, cerca di servire Branca. Fa il Cassano, fatta con lungo. Dorio la batterà ai 9 metri. Passivo 2. Fallo su Lazzari. Esce Dorio, guardate la marcatura, uomo, ovviamente l'uomo più pericoloso in questo caso è la difesa del Siracusa, che non è a 3 metri dalla palla. Ancora passivo Dorio, Lazzari sarà marcato uomo. Mazza scarica, tiro gratuito. Sì, tiro non sì. Era proprio ragionato, diciamo così, ecco. Sì. E girella poi, bellissima la girella, 77. Molto bella, molto sì, bella. Peccato, perché effettivamente il tiro era forzato e Ganz Riccardo ha fatto, fa sempre un po' girare le scatole, no? Bellissimo, bello, sì. Sì, bello. Però il Cassano ha fatto 3 situazioni che si è giocato un bel po' di vantaggio che aveva. Sì, sì, è un po' calata forse sì. La concentrazione piuttosto ma che... perché vede che l'arbitro nonna che Siracusa non attacca veloce, poi attacca a sua volta con una certa lentezza. Ricordiamo che ha mandato anche Savini a riposarsi, c'è un giovane come terzino sinistro, quindi abbiamo giusto che è entrato Lazzari, quindi abbiamo 3 giocatori che sono stati ruotati, e ovviamente il Siracusa ha capito e ha sfruttato questa grande opportunità che ha. Sì, ci ha giocato, ha chiamato time out dall'allenatore Bellotti del Cassano, ci vuol parlare sopra per dire ragazzi non è in cascina, perché siamo solo più 7. Avevamo delle possibilità di andare addirittura a più 10, Bragion, eravamo su 9 con la possibilità del più 10, e quindi non ci sta assolutamente, perché il Siracusa secondo me entrerà nel secondo tempo con un piglio completamente diverso. E adesso questo più 7 non deve assolutamente andare a un più 5 col trend che si sta consolidando in questo momento. Sì, cosa ti devo questa dire? Facile. Che va bene. C'è Davide adesso che ogni qualsiasi cosa si spegne va subito. Sì, diciamo che... Cosa è successo là? Attenzione, ormai sta controllando anche la frequenza della corrente elettrica. Abbiamo la Bruna numero 27 a destra, Lazzari. Cippo! Eccolo lì! Peccato. Peccato, ha fatto tutto. Il cambio bene. Di direzione è stato devastante come sempre. Ha perso poi, però. Il controllo della palla. E questo è una possibilità di un più 6 per Siracusa. Bravo. Cipo non riuscivo più a tenere. Aiutatemi. Cipo se l'hai mangiato. Aiutatemi, ma lui ha fatto. Infatti è entrato Kabir. Infatti ha, come dire, ha tenuto la prima botta. Poi è stato bravo perché in qualche modo ha rallentato esatto. L'inerzia, poi dietro gli ha dato una mano, poi giustamente Belotti ha subito pensato al cambio. Ma lui non è che lo poteva cambiare in corso d'opera con la difesa in fase di interessamento. 28-17, più 7 Cassano, 16-9. L'obiettivo del Siracusa è di andare a meno 5, non a meno 6, ma a meno 5 sotto il primo tempo, con il Cassano che aveva la possibilità di andare più 10. Ancora arriva, cerchiamo la palla, palla è andata fuori, 28-35 ha la possibilità di un attacco Siracusa, un attacco Cassano, Siracusa sotto di 7, ricordiamo l'obiettivo è andare a meno 5, cioè segnare meno 6 poi segnare ancora, lo tiene, grande bel gioco tra la Bruna che veniva da destra, ancora arriva,
ancora Riva, calma. Il tiro era centrale, c'è sì, da dire, però effettivamente sì, però... si è spostato bene Riva sempre, ma come sempre. A destra è andato sì, a sì, grande, coprire ha capito, bene. Intuito, ha visto il tiro, la difesa gli ha dato una mano. Perché il tiro non si è neanche visto partire, no, ha parlato no. di puro istinto. Bravo, bravo Riva. 16-9, cioè è ora che il Cassano che ha la possibilità di andare un più 8, vedete? Può andare meno 6 con l'attacco della Siracusa, più 8 con l'attacco del Cassano. 30 secondi alla fine, quindi Cassano deve fare qualcosa assolutamente. Va Lazzari, cambio direzione, cercato di servire Dorio, la vuole fare attacco lungo, spera di arrivare fino alla fine per non dare possibilità del contropiede del Cassano. Abbiamo libero, cambio direzione, non riesce ancora, va, partiamo, non è neanche passivo, 46, va. Oh, no! che peccato, che tiro meraviglioso che era questo. Sì. E vabbè, qua non te si poteva. Te l'ho detto che era 16-10, quindi Cassano aveva la possibilità di andare a più 10, il coso è riuscito alla fine ad andare a meno 6 con un bel recupero nella fase finale del primo tempo. 16 Cassano primo tempo, Siracusa 10, finito, e ci troviamo a secondo campo. Ma io direi meno male che c'è la pausa, perché giustamente come mi faceva notare Davide, il parziale è di 4-0. Sì, infatti quindi provvidenziale perlomeno. Lo stavo dicendo che puntava a meno 5 Siracusa. Va bene. Allora noi facciamo una piccola pausa, ci sentiamo a brevissimo, a dopo. Ciao.
3-18. Abbiamo Mazza centrale, Savini cambio di direzione, scarica ancora, si riparte, abbiamo visto un fallo insistito su Savini, vediamo che c'è il commissario che chiama, che sarà ammonito l'allenatore della Bellotti, c'è Petazzi che ride, quindi abbiamo avuto perdita di possesso palla, perché l'ammonizione determina perdita di possesso palla. Ecco che se la palla è ripartita in maniera regolare, l'arbitro di campo chiama la ribattuta della punizione. Riparte 17-11. Cassano si è giocato la possibilità di andare, di giocarsi almeno l'attacco con l'ammonizione della panchina. Abbiamo centrale, terzino destro, si parlano perché stanno studiando lo schema. Ancora bravo, bravo Kabir che lancia Branca. Ma Branca cosa fa? Branca non prende la porta. Beh, può capitare. Può succedere. Può succedere. Ha fatto un fiore e non diciamo altro. Lo tengono, se vai lì c'è Dorio ed è più difficile per il numero 8 della, praticamente della Siracusa, Zungri Juan Ignacio, andare a perforare. Doppio pivot, cambio direzione, va, non riesce a servirlo, tirerà da fuori, c'è Riva, tre giocatori del Cassano stavolta. Riva fa le cose sempre essenziali ma assolutamente efficaci, grande Riva. Cassano dopo 5 minuti praticamente ha mantenuto la distanza del primo tempo, che è l'obiettivo del Cassano. Entra Kabir che partirà, va a parlare con Savini per quanto riguarda lo schema. Salvati centrale, Kabir esce che viene seguito, ecco scarico su Mazza, due esterni, fa il passaggio, Salvati è arrivato di corsa, Mazza va, viene intercettato, un tiro un po' forzato, riparte il Siracusa, scarico è entrato intanto Visentin all'ala sinistra del Cassano, intanto c'è un cambio anche nelle file dell'arbitro. Sì, ritorna il pivot ufficiale, il numero 28 Gligic. Ecco scambio, c'è lo spazio, è tutto più facile, prova ma non riesce, segna il numero 15 della Siracusa, vinci Gianluca, bellissima azione, però ovviamente la superiorità numerica è stata creata per ultima dal terzino sinistro del Siracusa. Ecco il famoso meno 5 del Siracusa, abbiamo detto che la secondo tempo sarebbe stata tutta un'altra cosa. Il Siracusa va sul sicuro, vuole fare difesa intensa, Mazza, ecco Salvati cambio direzione, palla difficile, ritorna Mazza, prova, non controlla il pallone, ancora Salvati scarica, recupera La difesa dell'arbitro, sì. È diventata più intensa, eccolo qua, però attenzione, infatti Kabir si lamenta perché ha subito in fase di tiro praticamente il difensore della dal fischio mi sembrava ci fosse qualcosa di più, ma non avevo ravvisato, gli è rotolato addosso involontariamente, gli ha fatto togliere, cambiare completamente la coordinazione. 18 Cassano, 12 Siracusa, rinuncia per adesso all'attacco veloce, va in accelerazione, prima scarica, c'ha giocatori molto veloci, guardate il pivot quanto spazio si crea, ma è difficile con Dorio, lo tiene ancora, bravo Savini, essendo lui che fa quegli attacchi e anche fa, per lui è facile capirli ovviamente. Riparte il Siracusa, dovrà aumentare la velocità, ecco il suo centrale, pivot che si sposta, attacco bello, libero, ma c'è Visentin che va a interagire, bravo Visentin, per evitare arrivato, che scaricasse all'ala, sì. È arrivato il momento giusto, ha fatto perdere il controllo al pivot. Pivot riparte un po' acciaccato, pivot tanto la soglia è sempre quella, è 6-5-6 passivo, okay. Palla persa praticamente,
non ho capito. Ha fatto un tiro, ma è stato intercettato. Era un tiro. Ma il difensore l'ha capito, abbassando le mani. La palla è arrivata docile. Vediamo un attimino. La palla richiede pece. L'arbitro di campo va al tavolo. C'è un cambio di palla. C'è Mazza che vuole verificare. C'è il controllo in incoming. E quindi ha detto: sì, va bene. C'è pece a sufficienza. Intanto Savini è uscito a mettersi le peci sulle dita. Numero 43, Salvati del Cassano, scarica su Savini che è centrale. Visentin, abbiamo Kabir pivot, abbiamo Dorio che non gioca in attacco, molto probabilmente c'era cambio attacco difesa. Ecco che esce Kabir, scarica Salvati, Salvini va a largo, ora è Mazza, attacco centrale. Rigore due minuti. Rigore due minuti. È stato praticamente tramvato a destra. Traslato, trambato. Con il tram, sai quando il tram arriva in diagonale, esce dalle sue esce va. Tu scappi. Non mi è mai capitato. Capiti su quella traiettoria lì, vieni spinto. Vabbè, tutto pronto. Per il Super Mazza. Abbiamo un Mazza contro un Martelli, vediamo. Esatto. Guarda. Wow. E niente, è così. Si lamenta con se stesso, sì, Mazza. Ha detto che se tutto va bene siamo rovinati, ha detto. Quindi vediamo un po'. Cassano ha perso una buona opportunità di un più 7, Bragione. Sì, questo sarebbe stato utile per il Cassano. Sì. E invece è buono per Albatro, perché di fatto rimane attaccato e quindi match che ancora è piuttosto interessante. Ma tanto giusto da che dire, sia. Tanto da dire, perché io penso che se vede un'altra calo di tensione del Cassano potrebbe fare un altro più 4 il Siracusa, dipende dalla scarico, vediamo. Bello, sì, Bobby Cic da lì. Numero 25 va a segnare. Fa tutto da solo. Va a creare la situazione. Bobby Cic, numero 25 della Siracusa. Cassano ovviamente tutto l'interesse a tenere bassi i ritmi. Più 5. Mazza parla con Savini, vediamo un attimino, doppio pivot del Cassano, entra Mazza e non vette la porta per la seconda volta. Peccato. Era riuscito a evitare molto. Sì, tra l'altro lì c'era il dubbio, ho sentito molti lamentarsi, ma non so se c'era doppio passi, non ho capito bene. A me non sembrava, però. Ma l'arbitro era lì 2 metri. È riuscito a presentarsi su 6 metri, non era forse coordinato. No, al massimo. Non aveva più elevazione, assolutamente, devo dire. Quindi poteva solo lasciare la palla. Bobby Cic adesso va a chiamare con un Souto. Pivot che cambia, entra, scarica, 9 metri. Il Siracusa sta accelerando un attimino adesso. Bobby Cic, numero 25, scarica, va a giocarsi, non riesce a scaricare sul pivot. Difesa in area e 2 minuti per Branca. Branca. Sì. Beh, possibilità del meno 4, dunque sarebbe, come dire, sfondata la resistenza dei 5. Mm-hmm. Chissà se si apre poi uno scenario diverso. Tutto da vedere. Bobby Cic, numero 25 del Siracusa, contro il mitico Riva, che non si vede di essere sostituito. Ha detto: cioè, mi pare un rigore, così sto in campo un altro 10 minuti. Vediamo. Beh, intanto Riva attualmente ha un 46% come non so parabene. Se mi spiego. Quindi diciamo che è il tempo è fermo, perché sennò avremmo fatto trucciolo. Cosa sta succedendo? Dice: ecco, l'arbitro dice qualcosa. Finta. Sì. E va. Eccolo qua, meno 4, quindi diciamo la distanza minore finora. Sì. Dunque Albatro sta in qualche modo tentando di ricucire lo strappo. Cassano dovrà reagire. Sì. Sicuramente. Entra Lazzari. Tempo, tanto l'arbitro vuole asciugare. C'è il bagnato, no, ci ripeto. C'è un po' di qui pro quo sul tasso di umidità del fondo. Sì, del coefficiente d'attrito, effettivamente. Non si sa se è da 0,2 o a 0,29. Esattamente. Mazza possesso palla. Cassano si deve dare una piccola mossa, perché ha un gol alla volta tra 10 minuti e pari.
vedete come Savini è marcato praticamente a uomo. C'è Visentin, Balazzari, cambio direzione, scarico Mazza, vi cercano di tenere fuori, intercettata la palla. Guarda, non ho peccato, capito peccato perché per non c'era il portiere, ma Savini era già entrato di qua da te, era già pronto, ma da terzino destro era entrato, sì. Eh, sarebbe stato meno 3. Grande errore della Siracusa, ma grande rischio del Cassano, e perché curando uomo Savini cosa succede? Lui parte da qua e quindi il centrale non l'ha visto, non l'ha visto, ma lui era già là, lui era già come un missile, perché ho visto che il portiere era in ritardo. Riparte Lazzari, cambio direzione, palla alta e non vede ancora la porta Mazza. Alto sopra la traversa. Terza volta. E la Siracusa ne approfitta. Mi ricordo ancora quella palla del più 10, Braggio, me la ricordo sì. Ancora. Ecco. La palla è troppo distante o sì, troppo no. Laterale per riuscire. Anche c'è poi un mismatch pazzesco tra Lazzari e l'ala. Chi è che lo ferma così? Sì, Rete, sta salendo l'Albatro. Non può fermare quell'ala lì Lazzari, ovviamente. Una volta e mezzo lui. Marcatura uomo su Savini. Meno 3, da meno 6 sì. A meno 3. Da notare che il Cassano aveva la palla in mano del più 7 nel sì. Secondo tempo. Mette giù il time out coach Belotti, evidentemente non è contento di come... Si è capito, ha fatto 4-0 primo tempo la Siracusa, adesso ha fatto un parziale di 3, ha recuperato 3 gol, sì. Diciamo 2. Però, diciamo che Cassano è meno concentrato, meno efficace in attacco rispetto a prima e si sta facendo sentire la cosa, tant'è che da possibile più 7 a più 3 e dunque Albatro ha reagito sì, bene, dunque sì, vediamo sì. Cassano deve sul 16-10 adesso 18-15 ha recuperato 3 gol. Tanto parziale di 5-2 infatti. Chiaramente la formazione dell'Albatro è galvanizzata da questa cosa. Cassano un po' più tranquilla. Adesso vediamo in campo poi se ci sarà la giusta reazione. Il Cassano deve ritornare alla velocità dell'azione nel primo tempo. È stata la sua arma vincente. Avevamo il Cassano che andava veloce e segnava e avevamo il Siracusa che andava veloce in attacco e non segnava e prendeva i contropiedi. Bisogna riprovare a dirlo, è facile farlo, è tutta un'altra cosa. Come sempre. Si riprende intanto. Lazzari scarica, hanno fatto lo schema con Mazza, incredibile, perché avevano capito tutto, nonostante questo lo schema è riuscito perché è andato in cielo a prendere. Sì, no, il terzino è entrato, è saltato in anticipo e ha potuto solo scendere intanto che Mazza saliva, perché l'aveva capita, però si è buttato in area, non poteva più fare niente, ha sbagliato il tempo, sì, diciamo. Infatti ha anticipato perché ovviamente ha visto la curva della palla, ha detto vado, e invece no. È una buona cosa per il Cassano. Mi pareva strano che andasse effettivamente a tirare con quel poco spazio. Intanto però ancora Bobicic. No. Gorela. Vediamo. Sì, Gorela. Ian. Se non sbaglio il numero 59. Ancora quel maledetto 3. E ovviamente Savini viene tenuto fuori. Visentin, Valazzari, Mazza, sì. Oh, si era liberato, rigore, avete visto come si era liberato Kabir, che bello, non è riuscito a dargliela. Tanto Mazza che si lamenta, vabbè. Detto per avere i 2 minuti, cosa devo fare? Entra di nuovo Moretti, Vuole pulire il pavimento l'arbitro. No, mi tira Alessio. Sì, sì. Dopo che tira si fa trucioli, via, arriva il ragazzo che tira via, pulisce per terra i trucioli. Vediamo il super Alessio. Parlavo con suo papà prima. Finta. Oh, non ha preso la porta. Allora, su questi tiri Alessio è sempre stato bravissimo, però è evidente che deve riprendere un po' il giro, diciamo. Eh sì, il Cassano si gioca il meno 2, caro Bragion. Intanto siamo quasi a metà del secondo tempo, quindi insomma il match si fa parecchio interessante. Tanto Kabir che molla al momento giusto, il numero 22, doppio pivot. Bravo,
buona difesa. Sì. Loro hanno disturbato e Saita ci ha messo le manine. Ecco che attacca Manetta adesso. Gol. L'ho visto. Ne ha buttati per terra due il giocatore del Cassano. Mi sarebbe piaciuto rivedere l'allentatore questa azione. Ecco il meno due che ti avevo detto. Attenzione, ho sentito che arriva un altro giallo. Mi sa che è un due minuti adesso. A due minuti? Sì, sì, perché l'ha già preso. È già. C'è un altro. Intanto un altro si alza della panchina. Qualcuno si è alzato a dire per cortesia siediti. No, beh, perché poi ora della fine il rischio appunto che questi episodi possano anche poi pesare sul risultato della partita, per anche perché 19-17 oramai siamo a pari, quindi la munizione, ricordate, Cassano ha perso possesso palla, era in attacco qua, ha dovuto lasciare la palla. Adesso due minuti vuol dire che il Siracusa gioca con un giocatore in meno. Vediamo, riprende il gioco intanto. Speriamo che Cassano inizi a giocare un po' veloce, perché con questi ritmi qua fa tutto il gioco del Siracusa. Mazza prova. Va a cercare sfondo, non lo ottiene. Mazza con l'uomo davanti. Va a sbracciare laterale. Si infila. 20-17. Ti devo dire che con un uomo in meno è stato un attacco molto forzato, con un uomo in più del Cassano. Decisamente atipico rispetto al fatto che. Ma perché non parte dalla velocità? Se Cassano rinuncia alla velocità iniziale, ha dimostrato nel primo tempo che andava veloce e segnava, e la Siracusa andava veloce e il Cassano andava in contropiede, perché il Cassano difendeva bene. Ora fuori il portiere del Siracusa, che non si può permettere di perdere la palla, e ciao. E intanto arriva Para, ma c'è un fallo su Bobicic, sì, che gli fa guadagnare un bel tiro dai 7. Diciamo che è riuscito a tenere il primo impatto, a tenere il primo impatto, a spostarlo, poi diciamo ha continuato quando ormai il giocatore della Siracusa era rivolto alla porta. Oh, mi entra un Monciardini. Sì, proviamo la carta Monciardini con attenzione, questo tiro Luca, dei 7. Attenzione, numero 59 del Siracusa contro Monciardini. Kabir prende la ribattuta, era lì, grande gamba sinistra di Monciardini, ha evitato il meno 2 al Cassano. Ora 36 secondi superiorità numerica. Abbiamo il numero 27, la Bruna, se non sbaglio, a destra. È andato fuori in Mazza. E va intanto. Tanto c'era Saita, un po' di lamentela sull'intervento sulla Bruna, però intanto la palla arriva a Saita che va a segnare, quindi ripristinato un po' di distanza, 4 le reti adesso, certo. 21-17. Parità numerica entra il portiere da 3 secondi. È entrato il portiere che era in inferiorità numerica, adesso la porta è difesa, la porta del Siracusa. Guardate dove va. Prova scavalcamento. Bravo, bravo, lo contiene, arriva Saita che va sempre a dare contributo. Guardate dove è il pivot. Grande! Adesso è guerra aperta. Sì, ma si è preso una sbracciata, sì, in faccia, capire. Eccessivo. Infatti l'arbitro è certo eccessivo punto, anche perché col braccio sbracci, avanti e anche quello sbracci sfondano. Così li prendi i denti. Adesso è la guerra. Finisce fuori la palla. Grande Riva! Grande Riva! Parata direi da manuale.
Ah, quindi non è sul palo? È parata quella? No, era lì, però secondo me l'ha deviata sul palo. Vediamo cosa dice Cenci. Parata? Io ho sentito il palo, però... Toccata? Non... Spizzata sul palo? Esatto, infatti, io ho sentito spizzata. Così. Gergo tecnico, spizzata. Perché ho sentito anche le mani oltre che il ferro, io sento anche il materiale. Tu hai, materiali, hai della percezione proprio. La pelle... Prova ancora la Bruna. 21-17, è una palla importantissima per il più 5, ragazzi. Dorio. Cipo, la Bruna, che viene fermato sempre da Bobicic. Passivo. È passivo, devono... Dorio e Salvini. Non ci sono, devono concretizzare, metri. Diciamo. È bello, 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 bello. Eh sì, Cassano si gioca questo più 5, mannaggia, mannaggia, palla persa. Bella collaborazione la tra la Bruna e Saita, quindi la Bruna che chiama a sé i difensori, lascia lo spazio per Saita che ne approfitta e poi riesce anche a appoggiare la palla alle spalle di Martelli, per cui buon per loro. 22-17, diciamo che Cassano ha reagito alla quella parziale pazzesco della e tanto prova con un tiro grande improvviso grande, la Bruna recupera, bravo grande, Riva grande, è andato a pescare la spazzatura ma la sicurezza Saracinescu Riva che ci mette costo, le mani, ci mette tutto. 22-17 ah, sì. Possibilità del Cassano. Diciamo di che andare... il tonfo si è sentito bene. Infatti, quindi la dopo palla va, dopo, quando fa la doccia dice: ah, ti hanno preso qua, qua, ah, sì, qua. Sì, eh. C'è, vedete c'è la gli esagoni del pallone. Gli esagoni sulla pelle. Allora, tanto continua la marcatura uomo sì, su Jack, che praticamente non ha potuto più dare contributo in attacco da qualche minuto. Adesso poi non ci sono i tre metri ancora. Che adesso andrà, finta il pivot, Lazzari non controlla bene fondamento in quel caso lì Lazzari, sì, era quasi ha telefonato girato schiena, ha girato la schiena ancora grande Saita e forse nostra è possesso del Cassano la palla sì perché alla fine è finita nelle mani, ha messo sulle mani dell'attaccante non so se fosse volontario ma no lui voleva buttarla fuori ma l'ha deviata il giocatore Siracusa, grande l'arbitro di fondo. Molto bene, 22-17. 21 minuti, 9 minuti da 9 giocare. Minuti alla fine devo dire che i primi 10-14 minuti sono stati proprio mosci. Vabbè. Eh sì, intanto continua la strategia della difesa uomo anche se è un filo più distante. Eccolo lì. Ah, Cipo, peccato. Ma lì c'è Savini. La deve lasciare andare. Sì. Palla numero rubata. 15. Strano che palla rubata a Cipo non è raro. Di solito vince e segna, di solito se tu hai la palla a mano e ti danno una manata, quello è fallo. Ma in questo caso però è andato diretto sulla palla secondo me. Ma non conta niente, se tu hai la palla a mano e prendono solo la palla è fallo. Ah sì? Eh sì, perché ad un determinato punto sei tu che sei in possesso, va che va. Guarda dove lo mette quello sciacallo qua. Questo è un moto di orgoglio da parte di Cipo che dice vabbè. Ho perso la palla, sì. Questa ignoranza. Sì, se la palla l'hai in mano tu. Beh, ma lui stava palleggiando. No, lui aveva la palla ferma e l'altro gli ha fatto la manata. E quindi se tu palleggi e quell'altro te la recupera in anticipo, certo, ma così la palla è in tuo possesso. Pivot, ma c'è, grande ritorno, no! Temo palla che sia fuori. Peccato ragazzi, teniamo questo controllo, 8 alla fine più 5, pallone vale $1 milioni ogni pallone, ogni minuto che fai di possibilità di attacco. Intanto ti devo dire che Riva è un bel 41%, ma una roba contro il 21% di Martelli. Gli ha detto non facciamo entrare Monciardini, no Monciardini è 100%, attenzione dopo gli faccio fare rigore, è logico perché tu opponi ostacolo, Saito lo sa che se ti tocca è rigore. Vediamo, ha chiamato tempo, no? Tutto vantaggio per il Cassano senza chiamare il timeout, bellissimo, grande cosa, direi 15 secondi che il Cassano si gioca. Vediamo l'Alessio, intanto va ancora Moretti e va
ha detto ma non faccio il pallonetto ma lo metto, ha detto vado sul sicuro. Vai. Vabbè, comunque più 6 Cassano come alla fine del primo è tempo è tornato a più 6, però mancano ancora tantissimo 6 minuti tempo. Dobbiamo vedere e oltre. Tra 3 minuti al 27esimo dobbiamo vedere che qual è il punteggio. Molto bello questo sì. Gol del numero 77, che non è il primo gol che fa così, ha una visione, Gans Riccardo ha una visione della porta molto lucida, guarda il portiere, sa sempre come depositare la palla, molto molto bravo, molto direi efficace. Abbiamo marcatura anche su Lazzari. Saita va a giocarsi l'uno contro uno, scarica. Sì. Perché Simo ha questo movimento, sì, evidentemente loro l'hanno capito. Scusa, no, ma io se faccio tirare tra tutti, pivot e gol. Però guarda che in poco tempo. Due gol di gap. Se io devo far tirare tutti, non faccio tirare Savini, non faccio tirare Lazzari, non faccio tirare Dorio. Certo. Gli altri poi possono anche tirare, fare la penetrazione. Adesso è entrato ovviamente che mazza Lazzari, uno contro uno alla grande. Oh, che peccato, se l'era fumato con cambio di direzione a sinistra. Non c'era, avete questo spazio che c'era su quei 6 metri lì, quanto spazio che c'è. Certo. Allora siamo 24-33. Perché da un più 6 con ormai 24-26. Il break even, adesso ha chiamato time l'arbitro. Bravo, grazie. Grande Davidino. A Lazzari, ok, se l'è perso. 9 metri, spinta laterale e il tempo va. Ti ho detto che dobbiamo vedere al 27esimo che siamo messi, Bargione. Già. Sì, c'è tanto spazio lì. Mazza. C'è sempre sul fatto che Lazzari ha questi passi veloci, c'è sempre una lamentazione che sono più di 3, ma in realtà questo ci voleva. Ma è logico, ha detto mi prendi sul cambio di direzione, io tiro invece. 25-20. Questo ci voleva. Sì, assolutamente. Per Cassano questo ci voleva, sì, sì. Abbiamo ancora 2 minuti, poi dopo la partita può essere, se in questi diciamo niente, vediamo il 27esimo. Pivot va, cambio di direzione. Non si libera il pivot, il Cassano riesce a tenere, non c'è velocità per adesso Siracusa, non c'è intensità, diagonali lente, per pivot ce lo va, ce lo prende Kabir, ma grande Savini, deviata, bravo, bravo. Deviata la palla da Jack, bravo. Savini incredibile, ci mette cos'è sempre a fare. Le mani, per, questa si chiama fame di palla, cos'è riuscito a fare, fame di era palla, era da tutt'altra parte, ma lui è andato. Ancora! Bravo Riva! Grande! Sì, ma vedete che a che gioco forzato costringe il Cassano l'attacco del Siracusa. È chiaro che se tu vai a tirare sopra Savini, devi pensare che non è così facile. Marcatura uomo su Riva e su Savini. Solo 4 giocatori di mezzo metro. Non so se è la mossa giusta perché ne rimangono pochi sui suoi metri, se Lazzari ce l'ha la velocità per entrare in quegli spazi. Certo, certo. Andiamo, Savini. Rigore, era in mezzo. Infatti si è piazzato in mezzo due giocatori. Avete visto lo sterno libero. Quindi due giocatori l'hanno intercettato di fianco. E sono tutti secondi che vanno bene per il Cassano. Ne parlavamo al 27esimo, dicevamo. Siamo ormai. Vediamo cosa mi fa il Super Alessio. Ma se la mette dentro è sicuramente una cosa in più di sicurezza per il Cassano. E va. Diciamo che il Cassano sta portando al 70% le possibilità di vincere. Non capisco perché il Siracusa parte così lento. Non capisco. Sinceramente non capisco. Sotto di 6 tu vai a fare un attacco così. Esce a ricevere il pivot. Fallo. Grande, Saita la da lì. Pivot, intanto secondi vanno, tutto vantaggio Cassano, lo tiene 22, lo tiene, è chiaro che se vai lì non ti muovi più dal tentacoli, numero 22, scarica, ancora ci va, Dorio, vanno tutti lì, non c'è più spazio, riparte Siracusa, grande Cassano, sta facendo perdere un tirare forzato, bellissimo gol, ma bel gol della disperazione che del numero 59, però. Spettacolare incrocio dei pali di Gorela
Jan Gorela, che goduria, sì, Jan, bello, bello. Troppo bello, caricamento, braccio a sbracciata metà testa, pazzesca, sbracciata, senza muovere i piedi d'appoggio, diretto un siluro, un terra aria all'incrocio dei pali. 9 metri per il Cassano, 28, 5, 5 gol di scarto, deve andare via da lì. Savini, ok, si giocherà col pivot. Savini, c'è un ottimo spazio, lo scarica, ecco, persa la palla, vediamo. Ma ci sono tutti, grande, grande Cassano. Grande ripiego, con, bravi. Con Mazza e Savini che tengono a sandwich il giocatore della Siracusa che era andato in contropiede. Direi che adesso c'è un'ottima possibilità di vincere la partita. Direi che siamo saliti al 75% di possibilità. Bravi, Mazza, a ripiegare, bravi, Mazza, a ripiegare. Allora, intanto Cippo, ecco che entra. Non prende la porta. No, viene, va bene, parato, contratto sa, bene. Abbiamo Siracusa che va. Visentin lascia l'ala. Intanto entriamo nell'ultimo minuto di gioco. In questo momento. Eh sì, se va in mezzo a tre è difficile liberare il braccio. Ha detto Lazzaro, io mi appendo, poi qualcosa, io vado. Qualcosa succede. Ecco lì, non c'è più no, spazio. Ed è finita, ragazzi. Il Cassano sbanca con un primo tempo fantastico, con un'opportunità di andare più 10. Il Siracusa, mancano 30 secondi alla fine, più 5 Cassano. Ha tenuto botto dopo un recupero di 3 gol. È arrivato sì, meno 2, quindi insomma era lì. E poi ha ripreso, ha detto allora adesso riprendo a giocare. Ha fatto tornare in campo il giocatore migliore. Savini non è mai stato tolto dalla... cambio, non c'è spazio, ma ci va lo stesso lo sciacallo Saita, bel tiro, 27-21, non aveva più spazio, ho detto allora uso il pallonetto, 27 Cassano, 21 Siracusa che si è proprio arreso e finisce più 6 alla fine, insomma. Proprio arreso come il primo tempo, 27-21, grande, grande dimostrazione di maturità del Cassano con un primo tempo fantastico, veramente bello vedere Cassano su di 9 con la palla del 10. Ha praticamente tolto tutte le velleità a Siracusa, squadra molto tosta, molto, però diciamo ci ha provato, ma poi è come se avesse lasciato le cose ad andare come il campo diceva. Comunque grande squadra, bei giocatori, abbiamo visto dei bei movimenti, dei bei gol, belle azioni e quindi va bene così. Bene, caro, e allora noi ringraziamo come sempre la mitica crew qui del Taccat, Davide Cenci alla telecamera, grande Davide Bianchi Davide alla regia, il buon Silvano Lonardo che ci ha gestito le statistiche e poi... ovviamente sì, il grande Cassio Preti che ci onora Cristiano sempre Bragion della sua presenza e come sempre salutiamo con il buon palamano a tutti. Ciao.